Bella a tutti i miei slime, qui al bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Rapstar di Polo G. Nuovo suo singolo, è uscito pochi giorni fa, credo venerdì o comunque nel weekend. E è anche uscito un video su YouTube a cui reacteremo, almeno se lo starete vedendo vuol dire che ci abbiamo fatta, altrimenti saranno i soliti problemi di copyright. Una poi delle sue tracce più hypate, perché è stata spoilerata da tantissimo tempo. È uscita anche una versione acustica con Einar Banks, è finalmente uscita e si pensa possa essere il primo estratto dal suo prossimo disco, che dovrebbe chiamarsi Hall of Fame. Reduce da The Goat, uscito nel 2020, un buon album, non tra i miei preferiti, infatti non l'ho messo neanche nella classifica di fine anno, più che altro perché so che lui può dare ancora di meglio, però comunque un discreto lavoro, sia chiaro. Sta già pensando probabilmente ad un nuovo capitolo nella sua carriera e chissà se questo album potrà vedere la luce nel 2021. Tra l'altro fatto proprio un video su Polo G in cui vado a spiegare la sua carriera, la sua vita eccetera eccetera, lo trovate in descrizione insieme a tutti gli altri link nel caso voleste sapere qualcosina di più su di lui. Prima di cominciare volevo parlarvi solo un attimo di un format che stavo ideando in questi giorni, nuovo per il canale, ovvero essenzialmente recensire album americani. Avevo fatto anche un sondaggio su Instagram che era andato molto bene, mi raccomando seguitemi, però ci tenevo un pochino meglio a spiegare questo progetto. Essenzialmente la vedo come un'opportunità di parlare di quegli album americani che non reacto per un motivo o per l'altro, e ovviamente a differenza di una reaction è un video molto più nel dettaglio, perché l'album in questione, qualunque esso sia, l'avrò già ascoltato diverse volte e me ne sarò già fatto un'idea un po' più approfondita. Premetto che sto ancora preparando il tutto e cercando come organizzarlo per bene, però ecco, se aveste un consiglio o semplicemente vi piacesse quest'idea, scrivetemelo qua sotto con un commento. Detto questo, direi che possiamo anche ascoltare Rapstar. No, che bel sound. Sempre il solito flow, eh? Bello anche il video. Che musicalità. When putting them street verses, turn burgundy t-shirts. Trying to explain your feelings sound like something you rehearsed. Stab me in my back with a clean smirk. Figo il video, figo. La canzone è indubbiamente molto bella, classica wave di Polo G, molto cantato, il flow che sentiamo di solito. Nel video presente si vede proprio all'inizio anche Einar Banks. Lui, se non sbaglio, si è fatto un paio di face tats che prima non aveva, o almeno non ci ho mai fatto caso. Il video è fatto bene, mi è piaciuto, nulla di particolarmente originale, ma comunque in quello che vuole esprimere, ovvero l'idea di essere una rap, di essere famoso e via dicendo, è girato bene. Ma d'altronde, con il budget che hanno i rapper americani, è difficile farsi fare video brutti. Tra l'altro, ora che ci faccio caso, Einar Banks è giustamente nel video perché ha contribuito a produrre la canzone. Nella prima strofa mi piace anche che c'è una piccola citazione a Chosen One, traccia che faceva parte di Die Legend, ovvero il suo album d'esordio, mentre all'inizio della seconda strofa si paragona a Tupac, che è stata un'influenza grandissima per il rap e soprattutto l'ha già onorato e citato in più canzoni. Mi viene subito in mente Wishing for a Hero di The Goat. E anche nel video c'è la bandana rotolata qui in testa, proprio come faceva Tupac. Per il resto poco altro da dire, la canzone è veramente bella, ha una musicalità troppo forte, nel senso che suona proprio bene in ogni minimo dettaglio, ma gran parte del merito di questo è della voce di Polo G, che secondo me è veramente fantastica. Però se devo essere critico ho anche da dire qualcosa. Allora, lui è in questa comfort zone, la definisco così, del suo flow, del suo cantato, che sa di saper far bene, sa di poter fare hit e si culla in un certo senso di vista droppando canzoni del genere. Per come la vedo io però, Polo G non è più un emergente, quindi ormai anzi possiamo dire che è un nome che pesa all'interno della scena. È arrivato anche il momento di sperimentare un pochino di più. Non che lui non lo faccia, ma secondo me fa un certo senso il minimo e l'indispensabile. Gradirei che si aprisse un po' a nuovi flow, a nuove linee melodiche, non perché le vecchie non funzionano, ma perché abbiamo già avuto la dimostrazione in tanti casi che è davvero bravo a farle. E quindi non so, per come la vedo io è arrivato il momento di uscire un po' fuori dalle righe. Ed essenzialmente questo è anche il motivo per il quale The Goat lo
ritengo un bell'album, ma per certi aspetti mi ha anche un pochino deluso. Conosco il potenziale di Polo G, so che può fare molto di più e quindi mi aspetto questo da lui. Voi cosa ne pensate? La canzone vi è piaciuta? Avete hype per un prossimo album di Polo G? Cosa ne pensate di lui come artista? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina. Qui sotto in descrizione trovate i miei social, mi raccomando seguitemi, le playlist, il video su Polo G, trovate un botto di roba, quindi io vi consiglio ad ogni video di andare in descrizione alla fine. Se voleste anche lasciare un piccolo commentino in cui mi scrivete cosa ne pensate del format di cui vi parlavo ad inizio video, vi ringrazio. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.